vigila nel tuo cuore con la parola. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Luca 12, 35 fino al 38. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone a suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Amen. Carissimi, oggi pochi versetti entrano nella nostra vita, nel nostro cuore e ci riscaldano. Siamo in un contesto dove vedremo non solo oggi ma anche nei prossimi giorni, Gesù sta invitando alla vigilanza. Gesù parla non solo ai discepoli, parla anche ai giudei, parla a coloro che hanno iniziato a seguirlo e sta consigliando e indicando la via preferenziale. Seguirlo in una attitudine di prontezza, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Era costume, abitudine dei giudei di quel tempo vestire abiti larghi e quindi portare degli abiti sontuosi, però non stretti come noi siamo abituati oggi. Soltanto durante i viaggi e alcuni lavori i giudei si stringevano le vesti. Ecco perché Gesù usa questo paragone. Perché la vigilanza è questa, l'attesa è questa. Sei in viaggio, siamo in viaggio. La nostra vita è un pellegrinaggio. Seguiamo Cristo, luce del mondo, e lo seguiamo con uno stile di vigilanza, con le lampade accese, sapendo che, dice Gesù, il padrone, e in greco è il Kyrios, il Signore, titolo prettamente non solo evangelico ma anche pasquale, tornerà dalle nozze. Noi stiamo attendendo il suo arrivo. E dice beati quei servi che il Signore, il Kyrios, qui abbiamo il padrone, al suo ritorno troverà ancora svegli. Vi dico che si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Vedete che anche il Signore, in questa piccola parabola, si stringe le vesti, come esorta noi a stringerci le vesti. Vedete che c'è una reciprocità con Dio, è bellissimo. Lui sta in attesa di vedere che noi siamo pronti, così come noi siamo in attesa di una sua nuova venuta. E ci dà alcune indicazioni. Beati quei servi che al ritorno saranno ancora svegli, con le lampade accese. Non solo era una parola diretta agli ascoltatori di 2000 anni fa, gli ascoltatori delle parole di Gesù, ma anche a noi oggi. Vivere le giornate, la nostra vita, non comodamente la serie, ma sì, un po' credo, un po' non credo, un po' vado di qua, un po' vado di là, ma viverle con chiarezza. Gesù è il Signore. Gesù, io voglio servire. Gesù, io voglio seguire. E voglio essere pronto. Avere la lampada accesa. Avere una vita sotto di Lui, sotto la sua luce. Gesù dice che il padrone al ritorno, quando li troverà pronti, dopo essersi
cinto le vesti, si metterà a tavola e passerà a servirli. È qualcosa di paradossale. Il padrone che torna e serve i propri servi. Che senso ha? Ma se noi guardiamo, quando Gesù stesso, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, si china, si cinge le vesti e inizia a lavare i piedi ai discepoli, lo mettiamo in pratica. Anzi, addirittura Gesù lo ha già messo in pratica. Il Signore, il padrone, il Kyrios che si è già chinato per lavarci i piedi. E lo ha fatto sulla croce, non solo lavando i piedi dei suoi 12 discepoli. Oggi ci dice: sii pronto, sii vigilante, attendimi, ecco io sto per venire. Apri il tuo cuore, vivi come in un viaggio, vivi in questa attesa. E invochiamo adesso il dono dello Spirito Santo, perché in noi porta il grandissimo carisma della speranza. Carisma perché è dono suo. Vieni Spirito Santo. Vogliamo chiederti oggi di manifestarti fortemente nella nostra vita. Grazie per le parole di Gesù e grazie per come Gesù ci fa comprendere qual è la via della prontezza, la via del rimanere svegli accendendo la luce, le lampade della speranza e della fiducia che Dio non ci abbandona. Spirito Santo, donaci questa forza di andare avanti e di legarci al Signore Gesù. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, con grande gioia accogliamo lo slogan di oggi: vigila nel tuo cuore con la parola. Compito nostro, vigilare, stare svegli di fronte a un mondo che molto spesso è nelle tenebre, non vede. Tu che hai incontrato Gesù Cristo come luce vera, portalo agli altri e sii sveglio per essere sempre pronto alla sua chiamata, di essere testimone suo. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!